Benvenuti cari amici alla 495esima conferenza di formazione militante a cura della comunità politica ed umana della CAP dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Vi parliamo oggi in un giorno che ci è molto caro, la vigilia del Sacro Cuore, la cui festa cadrà domani. Cogliamo l'occasione per augurare a tutti una buona festa del Sacro Cuore, questa grande spiritualità che ha attraversato la storia della Chiesa dal 600 ai giorni nostri, e che ha via via assunto, oltre che un aspetto fortemente devozionale e assolutamente spirituale, anche una forte valenza sociale e politica, specie nell'Ottocento. A questa spiritualità sociale e politica anche il nostro gruppo si rifà in maniera determinante. Oggi, per festeggiare la vigilia del Sacro Cuore, degnamente, abbiamo ben due conferenze. La prima la tiene l'amico dottor Silvio Andreucci, che completa oggi la conferenza tenuta il 1 giugno, ovvero la 494esima di formazione militante. Tema della conferenza di oggi: antighenoniana, rilievi critici sul pensiero di René Guénon, seconda parte. Senza ulteriori indugi, dato anche che abbiamo iniziato con un lieve ritardo, e ringrazio anche il pubblico per la pazienza dimostrata, gli cedo volentieri parola e microfono. Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto grazie a te Pier. Questo secondo, diciamo, atto dell'antighenoniana è dedicato a una sorta di decostruzione dell'esoterismo ghenoniano. Si tratterà cioè di vedere perché la concezione ghenoniana merita di essere decostruita. Come è evidente, non ho chiuso affatto i miei conti con la concezione di René Guénon, e anzi la complessità della trattazione, come vedete, ha reso necessario dedicare al mio lavoro ben due incontri. Dal precedente, tenutosi lo scorso 1 giugno, dovrebbe essere emerso che la visione del René Guénon consiste in una sorta di tradizionalismo esoterico che presenta mutatis mutandis affinità rispetto a Evola, in generale alla linea della cosiddetta Nouvelle Droite, almeno per ciò che concerne la critica del mondo moderno, la rivolta contro tutto quello che la modernità ha prodotto, trionfo del meccanicistico, del quantitativo, dell'omogeneo, dell'unidimensionale, del dozzinale, in un vero e proprio appiattimento, se non rimbecillimento collettivo. Tra le principali tare dello spirito antitradizionalista, proprio della modernità, quindi l'egualitarismo piatto e astratto, il primato dell'utile, ovvero della dimensione economicistica, la riduzione di ogni aspetto dell'esistenza a calcolo, l'oblio del simbolico e del misterioso. René Guénon, tra l'altro, spirito elitario, è un notevole e formidabile critico del democraticismo, segnatamente per la disastrosa pedagogia che adesso è seguita. Un'educazione pedagogica basata essenzialmente sulla semplificazione, su un insieme di nozioni che possono essere a tutti accessibili, ma proprio a tutti. Quindi un'educazione essenzialmente antimeritocratica. In questo contesto, i più meritevoli, i più dotati, secondo Guénon, si troverebbero svantaggiati perché coatti a livello dei più ottusi e sempliciotti. In democrazia, secondo Guénon, il messaggio pedagogico negativo che deve passare è questo: imparare a scorgere nel più infimo il più profondo. Una filosofia della storia oltretutto contrapposta all'ottimismo illuminista, positivista, ma anche alla visione hegeliana. Tanto per Hegel, lo spirito della storia, muovendo da Oriente a Occidente, è approdato al culmine della civilizzazione, quanto per René Guénon si sarebbe invece trattato di una parabola discendente di cui lo stadio contemporaneo del Kali Yuga rappresenterebbe il massimo degrado, ovvero il massimo discostamento dal principio della qualità o spirito e la massima approssimazione al principio della quantità o della materia. Fatta questa breve premessa, il tema predominante della conferenza di oggi è se sia possibile conciliare il cattolicesimo con la visione di Guénon, ovvero se si possa essere effettivamente cattolici autentici
e Ghenoniani al tempo medesimo. Passiamo alla prima questione, che è quella della negazione del libero arbitrio e della valutatività morale. È comprovabile con buoni argomenti che il libero arbitrio, dottrina coessenziale alla filosofia cattolica, non trovi spazio nella concezione di sapore induista del Genon. Leggiamo nell'introduzione del Regno della Quantità: anche il disordine deve alla fine trovare il suo posto tra gli elementi dell'ordine universale. Pertanto, anche se il mondo moderno rappresenta un'anomalia, o meglio una specie di mostruosità, non è men vero che situato nell'insieme del ciclo storico di cui fa parte, esso corrisponde esattamente alle condizioni di una certa fase di questo ciclo, quella cioè che la tradizione indù definisce come il periodo estremo del Kali Yuga. Se le condizioni sono queste, derivanti dalla marcia stessa della manifestazione ciclica, ad aver determinato i caratteri specifici, si può dire che l'epoca attuale non poteva essere diversa da quella che effettivamente è. Ma com'è possibile allora denunciare dal punto di vista deontologico il degrado, dal momento che l'abbassamento della civiltà al principio della quantità corrisponde a una tappa necessaria del processo ciclico, quella chiamata Kali Yuga? La superiorità della fase diciamo primordiale del principio della qualità su quella moderna, segnata dal principio della quantità o dal regno della quantità, potrà allora essere giustificata dal punto di vista estetico, dato che tutto ha deterministicamente obbedito al proprio karma. Non c'è giudizio morale allora. L'iniziato, una volta negato il libero arbitrio e di conseguenza il mal morale, si collocherebbe in una disposizione superomistica, al di sopra o al di là del bene o del male. Mi spiegherò meglio. L'iniziato che entra in contatto con la tradizione primordiale figurerà come più signorile, più eletto, più raffinato, più elegante, niente affatto più probo dal punto di vista morale. La verità è che la dottrina ghenoniana è permeata di gnosticismo. Per lo gnostico, non solo la materia e più in generale tutto ciò che individuo costituisce una sorta di prigionia, un limite che soffoca, da cui è l'uopo emanciparsi. La morale stessa costituisce un limite, e su questo argomento non abbiamo che da leggere, ad esempio, l'opera del Samek Ludovici, Metamorfosi della Gnosi, che offre delucidazioni interessanti in merito a questo argomento. Per i fautori dell'iniziazione alla tradizione primordiale, come Genon, è perfino ammissibile l'impiego di stupefacenti, marijuana, hashish, al fine di conseguire l'iniziazione stessa. Il nostro autore ha comprovato che ne abbia fatto uso, almeno in una fase primitiva della sua attività intellettuale. A quanto pare il fine giustifica i mezzi. È curioso osservare come l'Occidente secolarizzato, materialista, economicista, disperato di senso, possa prendere dall'Oriente le tecniche della vera spiritualità e iniziazione, tra virgolette, e al contempo importi dallo stesso Oriente alcuni tipi di droghe che sono esse stesse l'espressione del consumismo, del nichilismo, dell'edonismo borghese occidentale, in una sorta di quadratura del cerchio. L'essere responsabile di Alleanza Cattolica, Massimo Introvigne, studioso appassionato di sette, con il quale io personalmente mi sono trovato per altri versi in disaccordo, ha però giustamente rilevato che oggigiorno, nell'Occidente sconfinato e disperato di senso, pullulano le sette esoteriche, crescono proprio come i funghi. Church of Scientology, piuttosto che yoga, piuttosto che New Age, subspecie della spiritualità autentica, io ravviserei un'estrema vacuità, un'inconsistenza dal punto di vista ontologico, una fumosità soggiacente a tutte queste sette. Oggigiorno l'Occidente non ha granché bisogno di iniziati alla Genon, ha bisogno piuttosto di santi, di veri santi, il che è diverso.
Non si tratta di conseguire una tradizione primordiale, tanto arbitraria quanto fumosa, ma di conformare la propria vita a quello che è l'insegnamento di San Pietro, obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. I santi non hanno nessun bisogno di esoterismo. Tutto ciò che è occulto, esoterico, pseudo-spirituale, contraddice la santità e figura come abusivo per il cristianesimo. Il modello della santità di Padre Pio, di Maria Teresa di Calcutta, di Santa Caterina da Siena, è pubblico, esoterico, il santo è missionario. L'esoterismo ghenoniano, l'iniziazione alla tradizione primordiale, rappresentano piuttosto la scimmia, la caricatura dell'autentica santità cristiana. Vediamo ora all'interessante rapporto tra Ghenon e la massoneria. Sin dalla gioventù René Ghenon ha avuto un'inclinazione esoterica massonica. Sappiamo che già verso i 20 anni era stato introdotto alla scuola ermetica diretta da Papus, alias dottor Encos. Era ceduto quindi poco dopo all'ordine martinista e alle diverse organizzazioni adesso annesse di natura occultista e massonica. Ben presto sarebbe anche nata una controversia con il Papus, il direttore, contro alcune idee delle quali Ghenon aveva preso posizione contro. Ghenon rivendicava, e non dimentichiamo che nel 1908 aveva collaborato alla preparazione del congresso spiritualista massonico, Ghenon, dicevo, rivendicava il proprio genuino spiritualismo contro le principali tendenze spiritiche ed occultiste del suo tempo. Infatti, a suo giudizio, queste tendenze rimanevano prigioniere del materialismo dal momento che ricercavano i principi supremi nell'infraumano anziché nel metasensibile. Le tendenze occultiste e spiritiste del suo tempo, quindi, non potevano costituire il vero e proprio salto di qualità dalle scienze profane o materialiste alle scienze tradizionali. Inoltre, ad avviso di Ghenon, l'Occidente profano stava muovendo soltanto pochi pallidi e insufficienti passi sulla strada dell'autentica iniziazione, di cui soltanto i grandi architetti d'Orienti erano a suo avviso maestri e insuperabili. Spirito inquieto, nevrotico, mai appagato del risultato conseguito, intanto René Ghenon andava alla ricerca dell'autentica iniziazione. Nel 1912 si era iniziato alla setta musulmana del sufismo, tra l'altro si era anche poco dopo sposato con rito cattolico, vedete voi la coerenza. Nello stesso anno si era iscritto alla Thébat, o Gran Loggia di Francia. Per comprendere come l'idea ghenoniana di tradizione possa aver suggestionato anche ambienti cattolici tradizionalisti, sappiamo che di fatto essa ha infiltrato Alleanza Cattolica e TFP, occorre riflettere sul fatto che Ghenon, in linea di principio, non era contrario alla massoneria in sé stessa. Anzi, come si è visto, la sua tendenza massonica iniziatica permea costantemente il suo percorso filosofico. Ghenon era piuttosto polemico verso la decadenza o degenerazione della massoneria in senso materialista e agnostico. Il cattolicesimo stesso poteva essere, a giudizio di Ghenon, perfettamente conciliabile con l'antica massoneria di rito scozzese. Anzi, quest'ultima rivelerebbe l'autentica originaria natura esoterica iniziatica del cattolicesimo. Quindi, ad avviso di Ghenon, Gesù Cristo e i suoi apostoli non sarebbero stati altro che degli iniziati con il privilegio di poter accedere alla verità trascendente, nulla di più. Leggiamo in Esoterismo di Padre Curzio Nutoglia. Dopo la sospensione alla partecipazione attiva alla loggia Thébat, o Gran Loggia di Francia, cui si era affiliato nel 1912, Ghenon mirava a condurre il cattolicesimo a cauzionare un'elite tradizionale chiamata a ritrovare, a partire da una prospettiva sincretista, la fonte unica persa, la vera conoscenza metafisica, d'essenza gnostica. Piuttosto il Ghenon lamentava che il cattolicesimo storico avesse progressivamente perduto, dopo il Concilio di Costantino, questa fonte sacra,
diventando pubblico e esoterico. A tal guisa, la religione cattolica positiva, istituzionalizzata, ad avviso di Guénon, con il suo magistero e i suoi dogmi, non sarebbe che l'espressione di una caduta da una fonte sacra primordiale, degrado e decadenza di una tradizione primordiale. Poi sarebbero riducibili tutte le religioni positive, secondo il principio massonico del solve et coagula. Come hanno dunque tuttora continuano a ritenere possibili certuni ambienti cattolici tradizionalisti la concezione del cattolicesimo con la visione guénoniana, noi crediamo nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, il cui magistero è pubblico, esoterico, accessibile a tutti gli uomini di buona volontà, e non ci sentiamo affatto volgari o semplicisti, come ci definirebbe Guénon e come definisce tutti coloro che rifiutano l'iniziazione, come definisce tutti coloro che si arrestano alla religione dogmatica istituzionalizzata. La visione guénoniana è, rispondendo all'interrogativo precedente, assolutamente inconciliabile con il magistero cattolico. Il cattolicesimo, come rimarca ancora padre Curzio, missionario, pubblico, esoterico, la dottrina guénoniana è riservata a una minoranza silenziosa di iniziati. La ricetta contro il materialismo, contro l'utilitarismo, contro l'economicismo, contro, diciamo, tutte le tare, i mali del postmoderno, non può consistere nell'iniziazione a uno spiritualismo gnostico esoterico. È possibile uscire dalla prospettiva unidimensionale dell'Occidente, americanocentrico e sconfinato, ma è possibile farlo soltanto riscoprendo e valorizzando la civiltà cattolica, latina e mediterranea, nata dalla felice e geniale sintesi tra cultura classica greca, romanità e medioevo. Alcune conclusioni in merito a un lavoro che, lungi da poter essere perfezionato in due conferenze, meriterebbe in un futuro ulteriori approfondimenti. Da parte di contesti filosofici di marca neopositivista o razionalista critica, René Guénon ha ricevuto obiezioni critiche pressoché scontate, accuse di metafisicismo astratto, di antirazionalismo e più in generale accusa di rinunciare a un rigoroso controllo logico empirico delle proprie asserzioni. In questa sede a noi interesserebbero principalmente le critiche in ambito cattolico. Sul versante cattolico tradizionalista, diciamo, come in parte ho già delineato, padre Curzio si è impegnato nell'esoterismo in una rigorosa decostruzione della metafisica gnostica guénoniana. La sua critica della pseudomistica guénoniana, che in fondo altro non è che la pretesa dell'iniziato all'autodivinizzazione, è una vera e propria scimmia dell'autentica mistica cattolica. Altrettanto padre Curzio non ha risparmiato strali polemici all'impostazione essenzialmente gnostica del pensiero di René Guénon e al suo concetto di tradizione primordiale. A proposito di questa tendenza massonica, non ometterò un breve excursus sulla partecipazione di René Guénon alla rivista La France Chrétienne Antimasonique, di cui Clarine de la Rive era allora direttore. Vi aveva collaborato il Guénon dal 1913 al 1914. Come spiegare allora la collaborazione del Guénon a una rivista antimassonica? Avrete realizzato che Guénon non era di principio contrario alla massoneria, ma soltanto alla sua degenerazione modernista. In qualche modo era contrario, come già Joseph de Maistre, a una versione, diciamo tra virgolette, di sinistra della setta. Era disposto il Guénon, invece, ad accoglierne una versione tra virgolette di destra. A tal guisa voleva
che la massoneria tornasse a ridiventare quello che non aveva mai cessato di essere virtualmente. Queste le sue parole. E riteneva perfettamente possibile conciliare cattolicesimo e vocazione iniziatica. Jacques Maritain, parliamo del primo Maritain, che non aveva ancora fatto i conti con il progressismo cattolico. Jacques Maritain, diceva, si era ben accorto dell'assoluta inconciliabilità tra metafisica ghenoniana e cattolicesimo. Tra l'altro, una giovane tomista, Maurice Noël Denis, si era lasciata suggestionare, a partire dal 1915, dalla visione guenoniana. Non tanto ne accettava le tesi, più che altro era rimasta affascinata dallo stile, dal metodo del Guénon, e riteneva ingenuamente, la Noël Denis, che le tesi erronee del Guénon fossero ascrivibili non a temperamento anticristiano, ma a semplice ignoranza del magistero ecclesiastico. Jacques Maritain ci ha pensato bene ad allontanare, diciamo, questa giovane studiosa atomista da un tal maestro. Ma anche in quello che potremmo definire ambito cattolico progressista non sono state lesinate critiche a Guénon. Il De Lubac, nella sua lettera a Noël Maurice Denis, a quanto io sappia tuttora inedita, addirittura afferma che Guénon rappresenterebbe uno spirito avverso al Vangelo e allo Spirito Santo. Padre Daniel Hu, polemico nei confronti del percorso iniziatico del Guénon, afferma che soltanto l'itinerario del Cristo, fatto di passione, morte e redenzione, è foriero di salvezza. E io qui, purtroppo, non ho a portata di mano il passo, diciamo, dove il passo di Padre Daniel Hu. In definitiva, è con le parole del Signore che dobbiamo destituire di fondamento la pretesa, tronfia di narcisismo supponenza, di autodivinazione dell'iniziato. Dice il Signore, ho nascosto le verità ai potenti per rivelarle agli umili. Porte inferi non prevalebunt. Grazie. Ringrazio vivamente. Ringrazio vivamente il dottor Silvio Andreucci per questa ottima e direi veramente esaustiva conferenza sul pensiero di René Guénon. Sono sicuro che magari avremo altre occasioni per approfondire altri pensatori, visto che il tuo ambito di studi, caro Silvio, è un po' la storia delle dottrine politiche e filosofiche. Quindi l'appuntamento con te sarà sicuramente nel mese di luglio, con un'altra conferenza magari su un altro autore che sceglieremo assieme o che ci proporrai. Quella che avete ascoltato era la 495esima conferenza di formazione militante tenuta qui all'Università Cattolica del Sacro Cuore a cura della CAP. Grazie ancora per essere intervenuti. Ora concludiamo questa conferenza, faremo una breve pausa e poi terremo la 496esima.